Allora, prima di salutarci, volevo presentare la dottoressa Fiorella Tosoni, che è una psicologa ed è la presidente dell'associazione Andrea Tudisco, che fa parte del FAVO. Allora, dottoressa, che cos'è il FAVO? Che così i nostri amici a casa capiscono esattamente. Certo, la FAVO è la Federazione delle Associazioni dei Malati Oncologici. Proprio in questi giorni stiamo celebrando la sesta giornata del malato oncologico e quest'anno abbiamo deciso di dedicare la raccolta fondi del messaggio solidale e della donazione con la carta SI alle associazioni come quella che io rappresento che si occupano di bambini affetti da tumore. In questi anni, purtroppo anche a causa dell'esperienza personale vissuta sulla propria pelle, sulla tua pelle. Sulla mia pelle, ci siamo resi conto che le cure mediche sono fondamentali, per carità, però occorre anche un sostegno psicologico e sociale per il bambino e per la famiglia, per poter superare questo momento che è così drammatico. La malattia di un figlio è qualcosa che sconquassa, che destabilizza, veramente si rischia di impazzire. Se non c'è qualcuno che ti prende che ti per aiuta, mano, che ti aiuta. Sì, ti prende per mano e ti guida nella quotidianità che poi purtroppo bisogna risolvere. Sostegno psicologico, sì, da parte di un genitore, perché il genitore deve essere forte, certo, preparato, certo, ad affrontare la malattia e anche sostenere il figlio malato. Per cui io vi chiedo di mandare un SMS dal 9 al 15 maggio, potete donare un euro mandando un SMS al 45 592. Oppure da... oppure da rete fissa 2 euro, oppure con donazioni con la carta SI. Potete trovare tutte le informazioni sul sito della FAVO, che è www.favo.it. Noi volontari ce la mettiamo tutta dedicando tempo, energie e risorse, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per andare avanti. Veramente. Mi raccomando, fatelo in tanti. È finita anche questa settimana. Io ringrazio tutti quelli che con grande affetto, grandissimo affetto, grandissima partecipazione stanno seguendo la vita in diretta, per cui a nome di Lamberto soprattutto e mio vi ringrazio tanto. Ci vediamo martedì!